Oltre 6 milioni di euro sono il tesoretto che il PNRR ha destinato alla città metropolitana di Torino per la riqualificazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Ignazio Porro di Pinerolo. I principali interventi riguardano l'adeguamento sismico, il miglioramento energetico, la sistemazione dei servizi igienico-sanitari e soprattutto la bonifica amianto. Ora con il PNRR si sta intervenendo per l'efficientamento energetico. Qui verrà realizzato un cappotto esterno con una facciata ventilata, con delle finiture in laterizio, mentre le facciate, diciamo, lato ferrovia e lato cortile saranno trattate con un cappotto tradizionale con intonaco. E verranno sostituiti completamente tutti i serramenti e nel contempo è stato realizzato un blocco bagni. Sugli altri fabbricati sono previsti interventi di adeguamento sismico per la contestuale bonifica dei manufatti contenenti amianto. Alla parte della bonifica abbiamo concordato con l'impresa che effettuerà la bonifica, che è una ditta specializzata, e la ASL che rilascia il parere, di farlo a scuola praticamente chiusa, quindi verrà iniziata dopo le lezioni, proprio per evitare il minor afflusso possibile di persone. L'efficientamento energetico dell'edificio più vecchio prevede la sostituzione dei serramenti esterni del corpo aule, delle ex officine, della palestra e dei relativi spogliatoi e la realizzazione di un cappotto per tutti i fabbricati. Qui ci troviamo all'interno della palestra dell'Istituto Porro, che è stata oggetto di riqualificazione totale. Sono in corso i lavori di praticamente sostituzione completa di tutti i serramenti e la riqualificazione anche dell'involucro opaco con l'installazione di un cappotto esterno, oltre che il rifacimento della copertura con la coibentazione del solaio. È stata colta l'occasione anche per riqualificare quelli che erano gli spazi, diciamo, complementari alla palestra, recuperando praticamente gli spogliatoi, realizzando dei nuovi bagni e con le docce. Grazie ai fondi propri della città metropolitana, per un importo di quasi 150.000 euro, l'Istituto Porro dispone oggi di qualche aula in più. È stato infatti completamente recuperato l'ex alloggio del custode. Abbiamo bisogno di più aule perché il modo di apprendere dei ragazzi è diverso e ha bisogno di anche spazio, si crea con lo spazio, quindi attività di gruppo, attività inclusive che possano riguardare tutti gli allievi e quindi tener conto sia della disabilità che della plus dotazione e di tutti gli aspetti che vanno presi in considerazione per creare davvero contesti che consentano ai ragazzi di essere dentro alle situazioni, di essere presenti. Quindi per noi lavorare sugli spazi significa lavorare sulla qualità della didattica.